Report, il comitato antiracket e antiabusivismo, oggi con Max Bastoni in un bellissimo posto in questo quartiere fantasma dove si costruiscono delle case ma ci si dimentica che sono palazzi abbandonati e occupati da decine di anni. Siamo in via Medici del Vascello, angolo Pestagalli, in quella che era un'azienda di trasporti e manifattura, e questo è quello che troviamo dopo la messa in sicurezza che c'è stata il mese scorso. Max, prego, cosa stai vedendo? Ma vediamo che qua evidentemente anche recentemente c'è stato un'occupazione qui, ricordiamo che in questa zona ci sono molte aziende che vivono, che lavorano e che sono costrette a stare a stretto contatto con dei veri e propri campi abusivi. Ce lo hanno denunciato diverse volte, noi oggi ci siamo recati e stranamente, dopo il fatto evidentemente che qualcuno sapeva che saremmo arrivati, ieri sera hanno sgomberato il campo nomadi che è qua fuori abusivo, c'è ancora qualche roulotte, ma diciamo il grosso è stato sgomberato. Purtroppo noi sappiamo che ritorneranno, questa è la dimostrazione, qui evidentemente ci vive qualcuno, questa è un'azienda ormai dismessa, è un luogo che è stato anche murato per evitare che entrassero, però evidentemente continuano ad entrarci, e ricordo il problema sostanziale è il fatto che qui ci sono delle aziende che devono lavorare, qui portano i loro clienti che vedono questo spettacolo che sicuramente non incentiva a far tornare magari persone che invece devono venire qua per lavorare. Ecco, aggiungiamo un dettaglio, qui ci eravamo già stati un paio di mesi fa, vi ricordate quello che succedeva? Venivano bruciati i rifiuti, catasse di rifiuti a pagamento anche qui, ormai Milano sta diventando tutta una discarica, adesso che questo posto è di nuovo riaperto hanno tutte le possibilità di rifarlo di nuovo, direi che è da intervenire e forse stavolta è da intervenire definitivamente trovando una soluzione che metta insieme la sicurezza del quartiere e anche la funzionalità di questi spazi, perché lasciati vuoti qui dove di notte non c'è proprio nessuno perché la maggior parte degli stabili sono vuoti, ci ritroveremo di nuovo in questa situazione. Va bene, per oggi vi salutiamo, seguiteci, tra un po' vedrete la nostra uscita e anzi l'entrata dei Rom che passaggio si sono fatti per entrare. Un saluto a tutti. E noi torneremo? Certo, assolutamente. Lo garantiamo, lo dobbiamo per i cittadini. Avanti Milano, City Report, Comitato Antiracket e Antiabusivismo.
questa è una campagna. E io faccio il video, posso? Sì, ma noi e tu non puoi stare qua e noi facciamo il video. E allora qual è il problema? No, allora ci fai il video. Prego.